mezzanotte sai che io ti penserò. Dopo una discreta pausa dovuta alla preparazione del lavoro che ha impegnato severamente gli addetti ai lavori, torna nel fine settimana al Teatro Vittoria Colonna l'associazione Sorrisi e Canzoni. Il nuovo lavoro ha per titolo Una carezza in un pugno e si tratta di una commedia musicale a tratti parodia in due atti più un quadro di Angelo Cilio. Una commedia liberamente tratta da Questi fantasmi di Edoardo De Filippo, che verrà presentata sabato alle ore 21 con replica la domenica alle 20. Abbiamo preso spunto da una traccia di un classico di Edoardo De Filippo, Questi fantasmi. Però abbiamo visto che un po' i temi trattati ora sono un po' superati. Parla del dramma delle donne, che oggi non è più un dramma, quindi ci siamo un pochino adeguati ai tempi. Visto che il teatro cavalca l'onda della contemporaneità, questo abbiamo fatto. Abbiamo preso un'opera di Edoardo De Filippo e l'abbiamo colorata con delle musiche. Abbiamo scelto anni 60 e 70 e da qui nasce il titolo Una carezza in un pugno, che era un po' una delle canzoni di spicco di quel periodo. È un'esperienza bellissima, soprattutto perché trovi altri che vogliono gioire insieme a te, e quindi questo gioire insieme a me lo vogliamo far vedere in palcoscenico. Sul palcoscenico vogliamo che la gente si diverta e che gioiamo tutti insieme. Quest'anno faccio una piccola particina in questa commedia. Mi sono dedicata più che altro alla scenografia, quindi ho curato il bozzetto da porre poi alla locandina. E quindi mi sono un po' divertita con i personaggi. Questo dipinto ho messo in primo piano il personaggio principale, che è Angelo Cilio, il nostro direttore artistico. Sulla sinistra ho dipinto la seconda protagonista, che è la moglie, e poi dietro mi sono ispirata a questi cinque fantasmi, che saranno una sorpresa in questo spettacolo veramente carino, che farà abbastanza ridere. E poi da lontano c'è questo signore, questo personaggio un po' particolare, che insomma darà un po' da ridire sulla commedia. I telespettatori quando potranno vedervi a teatro? Giorno 6 sabato e domenica 7 maggio al Teatro Comunale di Vittoria.